tanti e tanti anni fa, quando ancora le specie viventi dovevano completare la loro evoluzione, il ciliegio era un albero sempreverde. Indifferente alle glaciazioni, alle eruzioni dei vulcani, rimaneva uguale e immutabile, e le perle rosse dei suoi frutti ancora non c'erano. Poi, dopo un'evoluzione di milioni di anni, partita da una prima cellula nel profondo del mare, arrivò l'uomo, arrivò la donna. Si piacquero subito, si amarono follemente, ma capirono anche che non era il paradiso terrestre quello che li ospitava, e per sfuggire alle fiere e ai serpenti velenosi, si amarono tra rami del ciliegio. Tempestoso e armonioso ritmare dei due amanti scuoteva la piccola foresta che vibrava all'unisono mentre i loro corpi nudi, dolcemente graffiati da rami, regalavano all'albero piccole tracce di sangue al ricordo del loro amore. Poi l'uomo e la donna scoprirono le caverne, inventarono le palafitte, luoghi più tranquilli dove amarsi senza le acrobatiche peripezie arboree. Il ciliegio abbandonato diventò solo e triste. E per rendere vivo il ricordo dei due teneri amanti, trasformò ogni primavera le gocce di sangue rimaste sulle foglie in piccole e succose perle incandescenti, frutto non proibito della loro passione, in quella terra primitiva e ingrata che diventava paradiso terrestre solo nei momenti del loro amore.